Mimì Minella, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Parmenide a Rocca d'Aspide, che oggi ha aperto le porte per una giornata dedicata al ricordo di Vincenzo e Pasquale, due giovani scomparsi tragicamente in un incidente stradale precisamente un anno fa. Preside la sua scuola, non si è tirata indietro nell'organizzare questa giornata dedicata sia al ricordo ma anche alla sicurezza stradale. Certamente non potevo tirarmi indietro, ancora di più che sono figli nostri, sono figli della nostra scuola, del nostro istituto, figli del nostro territorio. Purtroppo il destino ci ha provato varie volte in questi anni. Abbiamo perso Pasquale Vincenzo, abbiamo perso Alessandro con una malattia, abbiamo perso ancora altri ragazzi, Luigi Cortese, Giuseppe Iuliano. Maurizio, che è stato pochissimo da noi, poi è andato via. Quindi diciamo che ci ha messo il destino a dura prova pure a noi come scuola e come polo educante, diciamo così. Purtroppo oggi, come vedete, l'ambiente è un poco giù, per forza, perché i ricordi sono tanti. Pasquale, se non sbaglio, aveva conseguito la licenza liceale nel mese di luglio, il diploma, di Stato, chiamiamolo noi, aveva superato l'esame di Stato. Invece Vincenzo doveva nel corso dell'anno sostenere appunto gli esami di Stato. Lodo l'iniziativa per far capire ai nostri ragazzi come bisogna comportarsi sulla strada. E infatti, preside, nonostante tanto dolore nel cuore, si resta aperti per parlare proprio ai ragazzi giovani. Sì, appunto, noi abbiamo aperto le nostre porte, ma la scuola deve essere sempre aperta al territorio. Proprio per questo, proprio per entrare nei cuori dei nostri ragazzi, per far capire loro delle volte che la gioventù ci porta a essere un poco, ecco, leggeri, siamo stati giovani pure noi, quindi si sa, però proprio per far capire loro l'importanza e i pericoli che ci possono essere sulla strada. Sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, sindaco nel ricordo di Vincenzo e Pasquale, giovanissimi scomparsi un anno fa a causa di un tragico incidente stradale, si parla oggi nella loro scuola di sicurezza stradale e l'amministrazione comunale ha accolto con piacere questa iniziativa. Ma sicuramente sì, si ricordano Vincenzo, Pasquale, Maurizio, ma tutti i ragazzi che sono negli anni purtroppo tragicamente scomparsi in circostanze veramente tragiche, con vittime della strada. E questa oggi è l'occasione per discutere appunto di sicurezza stradale. È un momento dedicato sicuramente al ricordo, ma è soprattutto un momento per poter parlare ai ragazzi, ai giovani, ma direi a tutta la comunità, dell'importanza della prevenzione e della sicurezza stradale come valore assoluto, come coscienza civica e come cultura di tutela e di rispetto della vita. Un momento sicuramente significativo, emozionante, ma che ha anche una valenza, diciamo così, di informazione e di formazione di una cultura sulla sicurezza che, ripeto, è un valore assoluto. Tenente Colonnello Paolino De Sena, nonché docente della Scuola di Allievi di Polizia, oggi presso l'Istituto di Istruzione Superiore Parmenide, per parlare nel ricordo di Vincenzo e Pasquale, due giovani che purtroppo non ci sono più a causa di un tragico incidente stradale, ai ragazzi proprio di sicurezza stradale. E lei ha dimostrato massima disponibilità proprio per incontrare i più giovani e tenere l'attenzione alta su questo tema. Sicuramente sì, è un tema di attualità, siamo coinvolti tutti quanti, sia come genitori che come operatori. Quindi la mia presenza qua era il minimo che potessi anche per il rapporto di amicizia che mi lega alla città. E poi sarebbe bello se questi ragazzi andassero a casa con una cultura della vita e della sicurezza stradale diversa. È quello che cerchiamo di fare dalle nostre parti anche con dei corsi di educazione stradale per i ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado. Qua già siamo ad un livello più alto perché parliamo di un liceo, quindi cercare di educarli un poco prima non sarebbe male.